Ciao a tutti, sono Zio Magico, eccoci ritrovati con un nuovo episodio. Siamo contro la cittadella, ok. Diamo le maglie almeno. Che schifo, che le maglie. Siamo giallo, ok, almeno così. Ok, a posto. A posto si fa per dire. Andiamo, dai, questo dobbiamo vincere, anche se fa... Cioè, anche se non c'è nessuno, almeno questo, dai, su. Il Milan ha un reparto offensivo che non perdona, nelle ultime 5 partite ha sempre segnato almeno un gol. Sì, almeno un gol, poi dopo ci fermiamo. Ecco, già capito. Già capito come va sta partita. Cioè neanche di testa la prende. Cerca spazio. Ma che cazzo? Ma cos'è sto buco? Ma io gioco con 4 giocatori. Bravo, dai. Dai che fanno schifo, dai questi qui che fanno schifo. Dacci di cross, di testa, dacci! Riuscito a metterla dentro. Ma come cazzo ci dai? Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti. Ma la devi schiacciare quella palla di merda. La difesa doveva fare di più. Vuole no, la no. Che cazzo però, sono da soli tutti. Portiere di merda non fa un cazzo. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cosa fa? Cos'è? Cosa sta facendo? Sarà di nuovo calcio d'angolo. Cosa combina? Fatti la mossa, dai, tanto la prendi te. Ecco, sapevo, fa schifo, fanno. Si fermano più, ancora segno. Fanno schifo. Lunga in avanti. Dacci così. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Dai. L'azione si sta corri. Pericolosa, ma ha preso bene. Bravo, dai, corri. Ci stisci. Ci manca un rallentatore, cazzo. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Ma veramente, ma un rallentatore. Palla in profondità sulla fascia. Bravo. Su fai sto cross. Dai di testa. Ma dacci. Prendi il. Bell'azione, bello il cross. Prendi sta porta. Però non è stata delicata. Prendi la porta almeno. Se ne va. Tacci. Pallone basso. Ma è decisamente fuori bersaglio. Ma già fai fatica di piede, normale. Come fai a fare gol di tacco? Spiegami. Voglio come lo spieghi. Di tacco, ma vaffanculo, va. Mettilo nel culo quel tacco lì. Va bene, va bene. Porca puttana, va ammazzato quello lì. Che finisce qui. Va bene, va bene. Dai, che ce la facciamo. 3-0, 4-3, dai. Non va più subire gol, però, eh. E si ricomincia a giocare. Dai, su. Il Milan ha ancora tutto il secondo tempo davanti. Le possibilità per recuperare ci sono. Sì. Ma deve fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Un altro gol potrebbe essere fatale. Stai zitto, evitare. Prova il filtrante. Riceve in ottima posizione. Tana troia, rottengolo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Dacci così, bravo ancora. Bravo ancora lì. Ancora. Che cazzo fa quel figlio di puttana ignorante? L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Dai. Va bene. Line out, ci sarà rimessa laterale. Così. Va bene, intercetta la rimessa. Dai che c'è ancora lì. Lottate su quelle palle. Prova a passare. Bravo, dai. Cavalcandola col pallone profondo. Tira. Occhio a guardare. Sì, questo è il primo. Grande. E vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Ma certo. Dai, ne mancano ancora tre. Con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo. Mancano ancora tre. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Allarga sulla fascia. Cazzo si è fatto di carta pesta. Conclusione. Si è fatto, dai. Bravo, dai mo. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Dalla lì, dai. Grandissimo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bravo Matisen, grandissimo Matisen, bravo. Vai mo così. Dacci così ancora. Sì, secondo, vai. Adesso sono sotto appena di un gol. Dai mo, che ne mancano ancora due. Cazzo tiri. No. Bravo. Buttala via. Sta palla di merda. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca spazio. Attenzione, grande chance. Ma buttala via. Prova a verticalizzare. Dai mo. Dai così. Dai ancora. Bravo.
È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. Lì tira, tira, sì, ecco il terzo. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente grande. Tutti Mattisen, mi sembra. Era sbarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Da Bocca, ne manca ancora uno. Porca troia, ma fregato. Mamma mia. Ha sprecato, per la verità, una grande opportunità. Mamma mia. Ma fregato, che figlio di puttana ignorante. Dai, ne manca solo uno, dai. Con la testa di cazzo, coglione, dai. Di sfruttare lo spazio sulla fascia. Su. Grande movimento nello spazio. Tira, tira, subito, ma tiro, perché non tiri? Ma dovevi tirare, cazzo, ma perché non hai tirato? Cerca la profondità, sulla fascia. Tira subito. Prova il crossbar. Tira, grande! 4-3, vai così. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Che cazzo, devi tirare subito anche prima. Solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne troppo, pensi? Troppo, troppo, troppo sto cazzo. Qualche istante e sarà tutto finito. Prova a verticalizzare. Ma qualche istante, che cosa? Che mancano ancora 3-4 minuti buoni. Prova la giocata nello spazio. Schifoso. Bella apertura. Ecco, sto schifoso di merda, coglione. Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Ma vaffanculo, va! La difesa è buono. Ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente. Ma un cazzo per quel portiere di merda, Dio! L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Dai, dai, facciamoci abbattere così. I minuti finali. Ma frega un cazzo. Frega all'ultimo anche, dai. Buono, Dio, potevo vincere, cazzo. Ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. Vabbè, oh, è meglio della sconfitta. Cioè, io ci ho creduto in tutti i modi. Non ho potuto fare altrimenti. Poi, squadra di spirito, squadra qui. Potevo fare altrimenti. Sono ottavo, 45. Sì, vabbè, dai, non sono proprio messo male. Parte giocatori che non ne ho più ormai. Prossima Latina. Sono in squadra, nuovo giocatore. Ah, ok, sì. Vediamo chi è che c'è. Gestione squadra, trattative. Williams, il miglioramento, svincolato, vediamo. 300, buono questo. 4, vaffanculo, 4 milioni. Io c'ho 160, ma perché scusami da... sì, ma... Come faccio? Dimmi come faccio. Ma come faccio? Svincolato, forse non mi fanno pagare... Un giocatore da seguire, un giocatore in osservazione forse. No? Un giocatore da seguire. E qua allora. Allora, il portiere è miglioramento. Poi c'è un difensore, va bene. E un... va bene, dai. Dobbiamo vedere. Vabbè, va bene tutto adesso, perché tanto non ne ho più, cioè non ho più giocatori. Questo è forte. Poi basta, però adesso va bene così. E niente, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Grazie a tutti per la visione e alla prossima. Ciao a tutti.